Cari amici, benvenuti al nostro appuntamento settimanale di cultura, riflessione e attualità cristiana realizzata da Telebene, la televisione spirituale. Iniziamo a vivere la speranza con lo spazio biblico Incontro con la Parola, che comprende l'ascolto del Vangelo relativo alla 29esima domenica del tempo ordinario, preceduto e seguito dalle nostre riflessioni. Poi, proseguendo il nostro lungo viaggio nella letteratura cristiana antica, vi faremo conoscere uno dei padri apostolici, San Papia di Gerapoli. Infine, ci sarà spazio per alcune notizie del mondo cristiano e con il Terra Santa News, realizzato dal Christian Media Center di Gerusalemme, Israele, allo scopo di portare nelle vostre case la bellezza e la carica spirituale della terra di Gesù. Lo faremo attraverso notizie, eventi, festività e celebrazioni liturgiche. E allora cominciamo subito con la prima parte del programma, lo spazio biblico che comprende l'incontro con la parola. Con la parabola del giudice ingiusto e della vedova, Gesù invita a pregare sempre, senza stancarsi mai. La parabola risale allo stesso Gesù, come afferma un insigne biblista come Joachim Jeremias, ed è un invito alla preghiera perseverante che il Signore rivolge a tutti i credenti, ma in modo particolare a tutti coloro che soffrono. È un'esortazione che è rivolta a voi, care vedove, che sperimentate la solitudine del cuore e le difficoltà della vita. Ed è rivolta a voi, malati e anziani, che siete soli nelle vostre case, e a tutti voi che vivete in situazione di difficoltà e precarietà. E anche a voi, carcerati, che attendete ansiosi uno sprazzo di luce e di speranza per il vostro futuro. E infine a tutti voi che siete nell'angoscia e nell'incertezza del presente e di un futuro da leggere e interpretare attraverso i giochi incrociati di luce, di buio, che si intrecciano in modo inevitabile nella vita di ognuno. Presentiamo dunque la parabola raccontata da Gesù e inclusa nel Vangelo di Luca di questa domenica 20 ottobre 2019. In una città c'è un giudice iniquo che non teme Dio e non ha alcun riguardo per nessuno, tanto più per una povera vedova. Già la condizione sociale della donna al tempo di Gesù è minoritaria rispetto all'uomo. Figurarsi poi cosa può significare la vita di una donna senza il proprio uomo, il proprio marito, specialmente se non ha figli? E in tal caso la donna avverte ancora di più il senso di fragilità e impotenza in una società maschilista come quella ebraica. Ma si tratta di una situazione sociale che si può vivere anche da noi. Quante donne sole, quante vedove provano sensazioni di scoramento, vedendosi indifese, sole, col proprio destino, senza che nessuno prenda a cuore i loro problemi. Quanti drammi si vivono oggi nelle case delle nostre città? L'invito di Gesù, dunque, è rivolto a tutti i credenti, perché tutti preghino con perseveranza. Questa è l'unica arma sulla quale non solo la donna vedova della parabola, ma ogni credente può contare per essere ascoltato. Perché se il giudice è ingiusto,
ascolta la donna e l'esaudisce, tanto più Dio, che è Padre buono, farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui. Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di Lui e li farà a lungo aspettare. Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Gesù sceglie come protagonista di questa parabola una delle figure più fragili e indifese del mondo biblico, specialmente del suo tempo, una semplice vedova, una donna sola che sembra debole, ma ha fiducia nella perseveranza dei suoi continui appelli al giudice. Sa che prima o poi il giudice l'ascolterà, eppure il giudice dà l'impressione di disinteressarsi di lei e dei suoi problemi. Non vuole essere infastidito e pensa tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, mi sta dando troppo fastidio, devo esaudire le sue richieste e farle giustizia». Questo elevare la voce e anche il grido verso Dio, nostro Padre, è preghiera. Anzi, è una preghiera che parte dal profondo di noi stessi. Charles de Foucault diceva che pregare è pensare a Dio amandolo. Io aggiungo: e pregare anche pensare a Dio come un papà che non può rifiutare il bene ai figli che lo chiedono. E poiché Gesù ci rivela il volto paterno e amorevole di Dio, non possiamo non inabissarci in una preghiera che ci faccia sentire come figli abbandonati tra le braccia del Padre Celeste. Ma come deve essere la nostra preghiera? Ce lo dice una delle più grandi anime mistiche della cristianità, Padre Pio da Pietrelcina. La sua preghiera, condita dalle inaudite sofferenze, è sempre ascoltata da Dio.
Le grazie, le guarigioni, i miracoli sono i frutti prelibati della predilezione di Dio e di Cristo Gesù per il frate di Pietrelcina. Questa immagine che vi faccio vedere alla mia destra esprime quella che è per tutta la sua vita l'intima e profonda empatia tra Padre Pio e Gesù crocifisso. Gli eccezionali carismi di cui è corredato, le grazie, le guarigioni e i miracoli senza numero, non sono che gli effetti della dolcissima realtà del suo cuore profondamente unito con quello di Gesù e del suo amore totalmente immerso in quello di Gesù. Scrivendo a una malata cronica, immobilizzata nel proprio letto, Padre Pio dice: «La potenza di Dio è vero, di tutto trionfa, ma l'umile e dolente preghiera trionfa di Dio medesimo, ne arresta il braccio, ne spegne il fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo rende quasi dipendente e amico». Vedete quanto è importante questa frase. Dio, grazie alla nostra preghiera, diviene quasi nostro dipendente, nel senso che obbedisce a ogni nostra invocazione. Quindi la nostra preghiera deve essere umile, semplice, mite, dolente, profondamente sincera, offrendo a Dio la consapevolezza della nostra debolezza e dell'incapacità di provvedere da soli al nostro destino, abbandonandoci così fiduciosi nelle braccia invisibili del divino amore. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Oggi torniamo a interessarci del patrimonio aureo, cioè di quella parte della letteratura cristiana antica che comprende le figure eminenti degli scrittori cristiani che vissero e operarono nella Chiesa delle origini e precisamente nel periodo storico che va dalla metà del primo secolo alla prima metà del secondo secolo. I padri apostolici, chiamati così perché erano in contatto con le comunità apostoliche, oppure aderirono strettamente alla predicazione degli apostoli. Per estensione, il titolo «I padri apostolici» indica anche gli scritti di tali autori cristiani, originariamente redatti in greco. Oggi vi facciamo conoscere per sommi capi la vita e alcuni scritti di uno dei padri apostolici, San Papia di Gerapoli. Nato a Gerapoli nell'anno 70 d.C., Papia, vescovo della stessa città, vive quindi a cavallo tra il primo e il secondo secolo, componendo intorno all'anno 130 cinque libri il cui titolo è «Spiegazioni di detti del Signore», una raccolta di tradizioni orali riferenti parole di Gesù. Sappiamo che l'opera è andata perduta, ad eccezione di pochi frammenti conservati da Ireneo di Lione e da Eusebio di Cesarea. Sono porzioni di testo molto importanti, in quanto fanno riferimento
alla composizione dei Vangeli di San Marco e di San Matteo. Per parlare di Santa Pia di Gerapoli, ci siamo recati a Roma, presso l'Istituto Patristico Augustinianum, dove insegna il nostro relatore, Padre Angelo Di Berardino, docente di patrologia presso tale istituto. A tutti benvenuti, ben ritrovato Padre Angelo, grazie di averci accolti. Con piacere. Allora, Papia di Gerapoli nasce a Gerapoli appunto nell'anno 70 d.C., vescovo della stessa città, vive in quel periodo della Chiesa primitiva caratterizzata dall'insegnamento dei padri apostolici e lui stesso appartiene ai padri apostolici. Abbiamo delle testimonianze sui suoi rapporti con la comunità apostolica? Papia ha conosciuto molta gente che passava da quelle parti. Siamo non lontano da Smirne e anche da Efeso, quindi le città di Giovanni e Paolo. E quella città aveva tanta importanza, forse per le bellezze, ma anche la cosa che ci fa capire a volte le connessioni. È stato trovato in questa Hierapolis, che ci sono parecchie Hierapolis, è stato trovato una iscrizione di un commerciante che è vissuto nel primo secolo, quindi un po' prima di Papia, che è venuto 72 volte a Roma, da lì. Fino a qui. Quindi ecco la connessione. Allora, le testimonianze che abbiamo di Papia già risalgono a Ireneo, quindi che era vissuto nella zona, e poi posteriormente. Stiamo nel momento quasi creativo, quindi a volte non sono ben informate, perché lui quello che riceveva soprattutto poche scritte che esistevano e anche la viva voce. Lui fa un'osservazione che era molto interessato non agli scritti che già circolavano, sicuramente la lettera di Paolo lì, e già circolava il Vangelo di Marco e di Matteo, che lui conosceva, ma corrisponde il Vangelo di Matteo al nostro, c'è qualche problema. Ma era interessato molto alle persone che passavano da quelle parti e raccontavano le cose udite dagli apostoli. La viva voce per loro era molto più importante del testo scritto. Oggi, anche perché gli anziani cercavano di conservare molto meglio a memoria i fatti raccontati, e quindi Papia era interessato a questo. Dice sì, esiste il Vangelo di Marco. A proposito del Vangelo di Marco, lui ci dà una notizia molto interessante. Sì, si dice questo, che Marco non ha conosciuto il Signore, ma è stato interprete, dice lui, interprete, nel senso che ha scritto o faceva anche altre funzioni, di Pietro. E ha scritto questo Vangelo, questo testo. Dice, l'ha scritto un po' in modo disordinato, ma perché raccoglieva la predicazione di Pietro che predicava secondo l'occasione. Ecco quello che dice di Marco. Però dice, io sono più interessato alla tradizione orale, alla trasmissione orale, alla viva voce. Infatti nell'anno, intorno all'anno 130, Papia compone 5 libri, il cui titolo è Spiegazioni dei detti del Signore, una raccolta tradizionale, orale, riferente parole di Gesù. Sappiamo però che l'opera è andata perduta, ad eccezione di pochi frammenti, dei quali alcuni si riferiscono alla composizione dei Vangeli di San Marco e di San Matteo. Sono assai preziosi quindi, mentre altri non hanno nessun valore. In che modo la testimonianza scritta di Papia di Gerapoli offre delle ampie garanzie sui Vangeli di Marco e Matteo? Ma su Marco, sempre che abbia informazione di prima mano,
Per quanto riguarda il Vangelo di Matteo, lui dice che Matteo ha scritto in greco e ognuno poi ha cercato di interpretarlo come meglio poteva. Si riferisce a traduzioni o a spiegazioni? E poi questo Vangelo di Matteo è il nostro Vangelo di Matteo o è un altro? Cioè, perché circolava di Matteo, dice che Matteo aveva scritto in ebraico, e circolava anche un Vangelo in ebraico di Matteo, che adesso praticamente è andato perso, solo che qualche cosa. La cosa strana, e questo è per noi è un po' normale, che questa opera deve essere un po' vasta, 5 libri, nel senso non 5 volumi distinti, ma 5, è andata perduta. Però per molti secoli veniva ancora letto e veniva ancora citato, quindi quei frammenti che conserviamo sono da parte persone che l'hanno autorizzato. Va bene, il più antico testimone che lo cita e dice chi era, e Ireneo di Lione, che era stato in zona e poi era andato a finire a Lione passando per Roma, era vissuto anche un periodo a Roma, e cita dei brani. Poi l'altro che lo cita posteriormente è Eusebio di Cesarea, verso l'anno 300 probabilmente, quando scrive la prima parte della storia ecclesiastica, e riporta qualche frammento. Una ragione forse della svalutazione di quella opera è perché siamo un momento creativo del cristianesimo, è un momento in cui non ci sono ancora delle formule di fede precise, come noi abbiamo il credo, non ci sono delle definizioni precise, e allora si avanzano delle ipotesi. Una di queste ipotesi, lui diceva che quando finirà il mondo, secondo loro non era molto lontano, avremo un altro periodo di 1000 anni, il millenarismo, e poi la fine. E quella idea che è stata rifiutata, e quindi questa ha portato a svalutare la opera, anche perché lui non aveva approfondito molto le idee di Giacomo del Nuovo Testamento, per cui insomma, un po' superficiale, questa ha portato a svalutare Papia. Però per noi resta ancora un importante testimone della fede dei cristiani in quelle zone dell'inizio del secondo secolo e come venivano affrontati i problemi che si ponevano i cristiani in quel periodo. I frammenti di Papia sono importanti perché attingono attraverso la schietta voce della tradizione a fondi molto vicini all'epoca di Gesù. Cosa ci dicono di Gesù e della comunità primitiva cristiana? Essendo certo pochi frammenti, esatto. Pochi frammenti, non ci dicono molto, perché anzi a volte non sono neanche frammenti, citazione testuale della sua opera, ma sono pochi, ma sono soltanto citazioni che lui aveva sostenuto certe idee oppure che era vissuto in quel periodo, pertanto non ci aiutano a capire molto di Gesù stesso. Ci fa capire invece l'effervescenza delle comunità cristiane che si preoccupavano di diffondere la parola di Gesù. Ecco, lui parla sempre di quelli che passavano, quelli che giravano, quelli che parlavano. Quindi c'era tutto questo movimento, ma come noi vediamo è un movimento missionario, di missionari itineranti. Missionari itineranti che loro trasmettevano a viva voce. Questa credo che sia la testimonianza fondamentale. E poi di altre cose non ci dice molto esattamente di Gesù, racconta dei piccoli episodi, ma sono episodi inventati da qualcuno perché non sono nel Vangelo, ma sono diciamo pochi frammenti di quelli che sono citati da questi autori. Bene, allora a conclusione di questa piacevole conversazione, interessante conversazione, non possiamo che ringraziare Padre Angelo per averci dedicato spazio e tempo al nostro programma. Grazie a voi e buon lavoro.
Asia, Terra Santa. Istituzioni italiane in prima linea nella seconda fase dei lavori di restauro del Santo Sepolcro. Gerusalemme, Agenzia Fides. La seconda fase dei lavori di restauro e salvaguardia della Basilica del Santo Sepolcro entra nella fase preparatoria e viene confermato il ruolo principale che verrà affidato a qualificati organismi e istituzioni italiane nella delicata opera di riqualificazione strutturale del luogo, di culto caro a tutti i cristiani del mondo. Nella giornata di martedì 8 ottobre, nella sede della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, ha avuto luogo la firma di un accordo quadro tra la Custodia Francescana di Terra Santa e la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, la Venaria Reale di Torino, per avviare il processo che porterà nei prossimi anni a porre in atto interventi volti a consolidare le fondazioni dell'edicola e del pavimento della Basilica. Il progetto verrà condotto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma. Nel marzo 2017, come riferito dall'Agenzia Fides, l'allarme sul rischio di un possibile crollo della Basilica del Santo Sepolcro era stato lanciato dal team di archeologi ed esperti che a quel tempo avevano appena terminato con successo il restauro dell'edicola, la struttura che, all'interno del santuario, racchiude i resti di una grotta venerata almeno dal IV secolo d.C., come la tomba di Gesù. L'intero complesso del Santo Sepolcro aveva dichiarato allora al National Geographic l'archeologa greca Antonia Meropoulou, docente alla National Technical University di Atene e coordinatore scientifico del progetto di restauro, allora appena concluso. Appare minacciato dal rischio di un significativo cedimento strutturale e, se l'eventualità dovesse realizzarsi, aveva aggiunto già allora l'archeologa greca, non si tratterebbe di un processo lento ma catastrofico. Le allarmanti ipotesi erano emerse proprio durante gli studi e i sondaggi condotti sul Santo Sepolcro dalla squadra di esperti incaricata dal restauro dell'edicola. Le ricerche compiute dall'equipe e riferite dal National Geographic avevano messo in luce che l'intero complesso, la cui ultima risistimazione risale al XIX secolo, sembra essere in gran parte costruito su una base instabile di resti malfermi di strutture precedenti, con un sottosuolo attraversato da gallerie e canali. Il santuario, fatto costruire dall'imperatore Costantino, eretto sui resti di un precedente tempio romano, intorno a quella che veniva venerata come la tomba di Gesù, era stato parzialmente distrutto dagli invasori persiani nel VII secolo e poi dai Fatimidi nel 1009. La chiesa fu ricostruita alla metà dell'XI secolo. I dettagli tecnici del dossier, raccolti negli ultimi anni, grazie all'uso di georadar e telecamere robotizzate, hanno messo in evidenza una situazione allarmante riguardo alla stabilità del luogo santo, visitato ogni anno da milioni di pellegrini e turisti. Molti dei pilastri da 22 tonnellate che reggono la cupola risultano essere poggiati su 1,20 m di macerie non consolidate. Agenzia Fides del 9/10/2019. Voltiamo pagina e passiamo al Terra Santa News, il contenitore di servizi video realizzato dal Christian Media Center di Gerusalemme. Francescani, cristiani locali e pellegrini si sono riuniti nella parrocchia di San Salvatore a Gerusalemme per ricordare il transito di San Francesco. Nel giorno del santo, la celebrazione della festa alla presenza del Cardinal Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali.
sono state inaugurate a Gerusalemme lungo la Via Dolorosa le nuove sculture in bronzo che raffigurano le prime 9 tappe della Passione. L'Assemblea degli Ordinari Cattolici si è riunita a Gerusalemme per riflettere su temi importanti della Chiesa in Terra Santa. La custodia di Terra Santa ha firmato un accordo per l'avvio di una fase di studio preliminare che porterà nei prossimi anni a nuovi lavori di restauro all'interno della Basilica del Santo Sepolcro. Le strade semideserte, un silenzio inusuale rotto dai passi veloci verso la sinagoga o il muro del pianto. Un paese intero si è fermato per lo Yom Kippur, che nella religione ebraica è un giorno di pentimento sincero per ottenere il perdono di Dio. Il Caritas Baby Hospital di Betlemme ha cominciato ad utilizzare una nuova tecnologia, Mami Voice, farà sentire ai neonati che si trovano nell'incubatrice la voce delle loro mamme. Francescani, tanti pellegrini, cristiani locali e religiosi, tutti riuniti insieme per celebrare il passaggio di San Francesco all'eternità. I santos non commemorano il giorno in cui nascono per la vita terrena. I santi non si festeggiano il giorno in cui nascono, ma sono commemorati il giorno in cui nascono alla vita eterna. Festeggiamo quindi il giorno in cui Francesco passò alla vita vera, quando fu liberato, diciamo così, dalla prigione del corpo per vivere la vita nel Signore. Celebrare il transito di San Francesco significa il mistero della risurrezione, che ci è stato garantito da Cristo nella persona dei santi, di San Francesco e anche di tutti noi. Quando San Francesco era molto malato e seppe che gli restava poco tempo da vivere, disse: «Benvenuta, sorella morte». Il santo d'Assisi morì il 3 ottobre del 1226 e fu canonizzato nel 1228. Per fare memoria degli ultimi istanti prima della morte di San Francesco, in chiesa si spengono le luci e si accendono le candele. Letture e canti invitano tutti a immergersi nella profondità di questo momento. Alla presenza del custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton, 27 frati hanno rinnovato i loro voti di povertà, castità e obbedienza. Fiori, candele, la chiesa gremita e la musica. Tutto pronto per la solennità di San Francesco d'Assisi, nell'anno in cui si celebrano gli 800 anni dal pellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa. Per noi, figli di San Francesco, che apparteniamo al suo ordine, celebrare questa giornata è più che mai una chiamata, un ricordo dell'origine della spiritualità e del carisma francescano. È voler essere oggi sui passi di San Francesco. La messa è stata celebrata dal cardinal Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, tra i momenti salienti della sua omelia. La luce della luce, infatti, è una luce umile che può splendere e affascinare, ma in che se stessa rimane radicalmente riferita ad un'altra che ne è la sorgente. Il sole, appunto, che sembra nascondersi per far brillare il suo dono sul volto di chi gli sta di fronte, interamente, con la propria esistenza, come Francesco ha saputo stare totalmente di fronte al suo Cristo, vera luce che illumina ogni uomo. Le parole e le azioni di San Francesco continuano a risuonare nel mondo e ad attrarre vocazioni. Nel convento francescano sono entrato quando avevo 15 anni, soprattutto perché nella mia parrocchia sono i francescani, sono i frati di Erzegovina e io da bambino sempre avevo un desiderio di diventare come loro, i francescani. E dopo che sono entrato nel convento ho cominciato di nuovo e sempre di più approfondire, meravigliarsi della persona di San Francesco d'Assisi. Soprattutto il Francesco di oggi è una persona importante e quest'oggi che celebriamo la sua festa. Fino ad oggi a scandire la via percorsa da Gesù verso il Calvario c'erano solo dischi in metallo e numeri romani. Ora, accanto a loro, sarà la forza e l'emozione della scultura a descrivere ogni stazione della Via Crucis a Gerusalemme.
Lungo la Via Dolorosa sono state inaugurate le nuove sculture in bronzo che raffigurano le prime 9 tappe della Passione. Le rimanenti 5 saranno poste nella Cappella Francescana all'interno del Santo Sepolcro. Obiettivo primario è quello di permettere ai milioni di pellegrini che la percorrono di ritornare per un istante indietro nel tempo, fino a 2000 anni fa. Ho cercato quindi di realizzare delle formelle molto realistiche. Ho cercato di immedesimarmi nei personaggi e anche nelle loro movenze e utilizzare molto l'espressione del viso. Si è pensato di trasformarsi in uno spettatore di 2000 anni fa e di vedere queste scene, essere lì per caso e passare di lì per caso. Ho pensato che sarebbe stato bello, dal momento che non c'era la televisione e non c'erano neanche le fotografie, creare quello che nell'immaginazione gente ha sempre visto. E abbiamo solo fatto quello che una persona qualunque avrebbe visto. Nel ripercorrere la Via Crucis insieme ai frati della Custodia e al custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, le nuove formelle sono state svelate dal nunzio apostolico, Monsignor Leopoldo Girelli. Il legame di queste opere con Roma è d'altronde forte, visto che prima di giungere qui le formelle hanno ricevuto in Vaticano la benedizione di Papa Francesco. E fare una cosa così a Gerusalemme in questo momento ha tantissimi significati. Veramente oggi i cristiani di Gerusalemme si sono sentiti che esistono ancora, e oggi è un giorno speciale per tutti, un giorno speciale per la custodia, un giorno speciale per i cristiani locali di Gerusalemme, un giorno speciale per tutti i pellegrini del mondo che verranno a Gerusalemme a fare la Via Crucis. Gli scorsi 8 e 9 ottobre il Christian Information Center di Gerusalemme ha accolto i membri dell'Assemblea degli Ordinari Cattolici per la riunione di questo semestre, che si è riproposta di riflettere su temi importanti della Chiesa in Terra Santa. Che cos'è un'Assemblea degli Ordinari oppure dei Vescovi Cattolici che sono state stabilite nei paesi orientali? L'autorità è in mano alle conferenze episcopali. Per chi è di rito romano latino, come in Europa o in America Latina, per gli orientali hanno un luogo dove decidere, riunirsi, guardare un po' gli affari delle loro chiese. Ogni 6 mesi facciamo due giorni di incontro e ne parliamo di tutto, decidiamo, discutiamo e poi viviamo insieme una vita comunitaria bellissima. Speriamo che questi 2 giorni che viviamo insieme discutiamo tutti i problemi nuovi, recenti, che toccano la vita dei cristiani in Terra Santa. Sai quante difficoltà affrontano i cristiani e quando ci vedono così uniti insieme, pensiamo a loro, loro diventano forti, sempre con l'aiuto e la forza di Dio. E la grazia di Dio. Tra gli altri sono stati trattati temi importanti come i migranti e il clericalismo. In questa assemblea dovremmo anche approvare quello che è un codice di condotta per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, ma anche discutere di altre questioni come il tema del clericalismo, un aggiornamento sulla realtà della Chiesa locale, e quindi aspetti che riguardano il risvolto pastorale del nostro servizio alla Chiesa. A partire dal 1992 l'Assemblea si tiene in luoghi diversi della Terra Santa e questa volta la città prescelta è stata Gerusalemme. Sì, siamo nell'incontro degli ordinari di Terra Santa qui a Gerusalemme, il cuore della nostra fede, ma il cuore anche della custodia e della Chiesa del Medio Oriente. E porto saluti della comunità di Cipro che è legata a Gerusalemme sia per il legame con il Patriarcato Latino sia con la custodia. Ormai è la prima volta per me qui essere con i miei confratelli vescovi all'Assemblea dei Vescovi della Terra Santa. Una nuova esperienza, speriamo che porta bene per tutti i nostri fedeli, da avere in comunione, ed essere in comunione con tutti i vescovi per il bene ma anche per la prosperità di questa terra, di questi fedeli che sono stati affidati a noi. Ah.
ormai entrato nel vivo il percorso che porterà nei prossimi anni alla seconda fase dei lavori di restauro all'interno della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Dopo l'intervento sull'edicola, concluso nel 2016, l'attenzione si sposta ora sulle sue fondazioni e sul pavimento che la circonda. Un intervento delicato che richiede un'attenta fase di studio preliminare sullo stato attuale del luogo, prima di procedere con la stesura di un progetto esecutivo. Di entrambi si occuperà la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali, la Venaria Reale di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma. È dei giorni scorsi la firma di un accordo quadro tra le due istituzioni accademiche italiane e la custodia di Terra Santa. Ci saranno tante cose, ovvero proprio dal restauro vero e proprio delle pietre, alle indagini eventualmente archeologiche, alla riproposizione di eventuali lacune. Noi siamo particolarmente contenti, molto contenti di poter dare l'opportunità ai nostri studenti, studiosi avanzati, giovani, di avere la possibilità di lavorare in un luogo così importante. Si tratterà di un lavoro che coinvolgerà studiosi dai diversi profili, che dovranno dialogare costantemente con le tre comunità cristiane custodi del Santo Sepolcro e responsabili dello status quo al suo interno. Noi saremo quelli che cercheranno di aiutare anche, diciamo, tutto l'apparato scientifico a tener conto di quelle che sono le esigenze delle chiese, di quelle che sono le esigenze dei pellegrini. In più possiamo dire che come custodia metteremo anche a disposizione quello che già la custodia ha fatto in termini di studio. Noi dobbiamo comunque garantire l'apertura del sepolcro e l'accessibilità del sepolcro ai pellegrini. È proprio per questo che la maggior parte dello studio sul campo dovrà svolgersi di notte. L'obiettivo sarà capire come impostare al meglio il restauro di un'opera molto delicata, che ha 2000 anni di storia alle spalle, all'interno della quale gli interventi sono stati numerosi e si sono stratificati nei secoli. Dopo lo studio sarà la volta della stesura di un progetto esecutivo sul quale si potranno basare i futuri lavori. È indubbio che è una cosa unica al mondo. Andiamo avanti passo dopo passo fino a presentare il progetto finale che verrà appaltato fra un anno. Le strade semideserte, un silenzio inusuale rotto dai passi veloci verso la sinagoga o il muro del pianto. Chiusi tutti gli uffici e i negozi, chiusi anche gli aeroporti, fuori servizio e trasporti pubblici, blindati tutti i checkpoint. Un paese intero si ferma per lo Yom Kippur. È un giorno di astinenza, di grande purezza, di pensiero e di riflessione. Tutta la mente umana e l'anima devono essere rivolte a questi scopi superiori, quindi ignorando tutto quello che è la vita terrena, con tutto quello che la vita terrena può offrire. 24 ore di preghiera e digiuno, in cui non ci si può lavare, usare creme o brillantine, le scarpe non devono essere di cuoio in segno di umiltà. Un giorno di pentimento sincero per ottenere il perdono di Dio. Il giorno del Capodanno, che è avvenuto 10 giorni fa, il Capodanno ebraico, è il giorno in cui viene in realtà scritto il verdetto. E parliamo qui del verdetto divino. E il giorno del Kippur è il giorno della firma. E quindi il giudice supremo in questi 10 giorni può ancora in un certo senso cambiare il verdetto. Poi con la firma diventa irreversibile. Questa veste bianca in realtà è una specie di camice bianco. È l'abito che si mette ai morti. E questo cosa significa? Che la persona presume di avere perso questo processo di fronte a Dio. E quindi dice praticamente sono morto. Nei quartieri ultraortodossi viene sbarrato l'accesso per evitare che vi entrino auto o moto. Esclusi quelli di soccorso, della polizia e dell'esercito, gli unici mezzi di circolazione accettati sono le tradizionali biciclette e gli skateboards. Qui tutti i giorni dell'anno ci sono molte auto. Ci sono molte auto qui, c'è molto traffico. Studiamo qui, quindi lo sappiamo bene, ma ora è tutto molto calmo e tranquillo. Una specie di compromesso storico a livello nazionale fra gli strati più secolari, gli strati più religiosi, i secolari che in generale non rispetterebbero, però si rendono conto che non possono disturbare, infrangere questa giornata di meditazione, quindi limitano anche se stessi, anche se poi il livello del loro sentimento forse sarà un po' minore. Eccoli qua,
grazie al lavoro dell'italiano Alfredo Bigogno, che ha sviluppato la tecnologia Mami Voice. Il Caritas Baby Hospital di Betlemme sarà il solo ospedale nello West Bank a ricevere questa tecnologia. Il macchinario trasmette la voce della mamma e le sue vibrazioni direttamente all'incubatore del neonato, senza radiazioni elettromagnetiche. Il bambino, prima di nascere, all'interno della pancia della mamma, sente più che altro le vibrazioni, non l'onda sonora. E quindi con questo sistema posso far continuare per i momenti in cui il bimbo è sempre e ancora nell'incubatrice, posso far continuare a far sentire sia la vibrazione che produce l'onda sonora e sia la voce stessa, perché utilizzo appunto un sistema di vibrotrasduzione. Faccio vibrare la parte rigida dell'incubatrice, vibrando l'incubatrice, vibrando la parte, la calotta trasparente. Questa produce l'onda sonora, all'interno il bimbo sente la voce di sua madre. C'è una strana atmosfera attorno a mio figlio. Questo macchinario lo aiuta a dormire e a riposare. Prima che lo cominciassi ad utilizzare, lui piangeva molto per il suono prodotto da diversi strumenti e dal movimento delle infermiere attorno a lui. Questo macchinario ha aiutato anche me a riposare, grazie a Dio, visto che ho partorito da poco. La voce della madre è l'unica voce che accompagna il bambino dall'inizio della crescita in tutti gli stadi della propria vita. È la voce che riempie il suo cuore di gioia e di pace. La madre è la fonte di salvezza per il proprio figlio. La disponibilità di questo macchinario, il Mami Voice, aiuta il bambino ad alleviare lo stress e automaticamente a rafforzare il sistema immunitario nel proprio corpo e gli fornisce una migliore e più veloce resistenza alle infezioni. Tutti noi siamo rimasti stupefatti nel vedere com'era coinvolta la mamma a registrare la sua voce. Tutti noi a vedere l'effetto di riascoltare le vibrazioni della voce della mamma nei confronti dei nostri bambini. Sì, accogliamo, trattiamo bambini, ma diamo l'opportunità di prenderci cura delle nostre mamme, prenderci cura delle emozioni che le mamme vivono, dei loro sentimenti, di farci cura, ecco, non soltanto da un punto di vista medico, ma di tutto quello che succede nella vita dei nostri neonati e nella vita delle nostre mamme. Il Caritas Baby Hospital dà molta importanza ad una cura completa. Fin da quando è stato fondato nel 1953, ha dato speranza ai bambini palestinesi, a prescindere dalla loro origine sociale e religiosa. Mi fa molto piacere che mi è stato chiesto se ci sarà la possibilità di averne un altro, in quanto le mamme sono ben contente di poterlo utilizzare, quindi sarà necessario provvedere a far avere un altro sistema Mami Voice. Nel prossimo appuntamento vi faremo conoscere uno dei santuari più incantevoli e suggestivi del meridione d'Italia, il santuario della Trinità, Montagna Spaccata di Gaeta, gestito dai missionari del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Prima di lasciarvi vi comunichiamo che potreste rivedere questa trasmissione e le precedenti sui nostri siti Telebene, YouTube Telebene, Facebook di Telebene, sulle pagine di Facebook di Telebene. Chi è dotato poi di Smart TV può trovare facilmente sia il programma che altri video di Telebene o chiamando direttamente a voce verso il televisore dicendo "Vivere la speranza", oppure accedere a YouTube e digitare tutto quello che cercate. Vi comunichiamo infine che Vivere la Speranza è trasmessa sul digitale terrestre canale 810 di Telegolfo, la televisione del Golfo di Gaeta, precisamente in questi giorni, venerdì ore 19, sabato ore 12 e domenica mattina ore 9:30. A tutti grazie per averci seguiti e arrivederci.